abbiamo pensato le parole del fatto che erano 500 e rotti giorni che non vincevamo quando stavamo subendo un po' alla fine il ritorno della Bulgaria. La verità è che abbiamo fatto un primo tempo secondo me splendido, sbagliando qualche pallone di troppo, ma per il coraggio di giocare in velocità, cosa che non deve mai preoccuparci, possiamo sempre recuperare se giochiamo in velocità. Secondo tempo in realtà siamo partiti da un più 15 rispetto alla qualificazione e questo secondo me ha un po' influito sulla testa delle ragazze, però anche con due time out abbiamo ricordato l'obbligo morale di vincere questa partita per avere la forza di presentarsi in campo internazionale come una squadra che non è sempre gregaria, che non è sempre di rincorsa, ma una squadra che vuole salire. Penso che abbiamo dimostrato che abbiamo la potenzialità per farlo. Ecco, potenzialità, questa penso che sia anche... debba essere un po' il mantra, no? Di questo gruppo che è molto giovane, che ha grandi potenzialità non completamente espresse che dovranno necessariamente venire fuori. E la sfida è questa, vengo dagli spogliatoi, Ilaria, il capitano, ha riconosciuto che l'apporto di queste ragazze è già stato positivo adesso e lo sarà sempre di più in futuro. Abbiamo bisogno di forze nuove, di una pallamano espressa da queste ragazze che non possono pensare di essere sempre ultime o le ultime ad arrivare o quelle che sono le neglette. Sono un bel gruppo, hanno potenzialità vere, hanno talento e hanno voglia di fare pallamano ad alto livello e questo è quello che le deve contraddistinguere per sempre. Ed ora attendi con ansia, legittima trepidazione, l'esito del sorteggio? Ma adesso sarà una bellissima avventura, noi vogliamo vedere come siamo a un livello più alto, come abbiamo detto anche altre volte. Sarà una sfida interessante, sarà una sfida che vogliamo porci e vogliamo porre alla pallamano internazionale. Dobbiamo cercare di cominciare a scalfire questo muro che ci separa dall'alto livello. Manojlović, missione compiuta, bisognava battere la Bulgaria, superare questo primo turno, ce l'avete fatto grazie a due vittorie, una in Bulgaria a Varna, l'altra questa sera a Chieti. Sì, meno male perché abbiamo lavorato tanto queste due settimane e soprattutto volevamo fare meglio rispetto alla prima partita. E credo che ci siamo riusciti, abbiamo portato il risultato a casa e ora pensiamo già al prossimo step. Ecco, questo era uno step che l'Italia voleva superare a tutti i costi, no? Perché è quello che dava in qualche modo poi accesso alle partite, quelle ancora più importanti contro avversari di grande valore, quelle che verranno fuori poi dai campionati europei. Sì, e comunque era una dimostrazione per noi stesse ma anche per il pubblico che comunque stiamo lavorando tanto in Italia e che possiamo arrivare a competere con le altre nazionali. Ecco, qual è stata la difficoltà maggiore che avete incontrato questa sera? Sembrava una partita ormai chiusa, in ghiaccio, forse vi siete un po' troppo rilassate a inizio ripresa? Sì, soprattutto dobbiamo lavorare soprattutto sulla fretta perché certe volte pensiamo di più e però agiamo di meno, quindi bisogna trovare lavorare. Sì. Ma questo è anche perché fondamentalmente questo è un gruppo molto giovane, no? Quindi avete probabilmente anche la necessità di lavorare ancora tanto insieme. Esatto, comunque la maggior parte di noi fino all'anno scorso ha fatto parte del campionato di Under 20 e soprattutto ci fanno molto bene, soprattutto come il capitano Ilaria Dalla Costa, Angela Cappellaro, comunque persone che hanno fatto un gran percorso e soprattutto che ci aiutano a crescere anche a noi. Sicuramente non era facile perché questa squadra veniva da un periodo lontano dalle competizioni, per cui c'era sicuramente un po' di incertezza, però devo dire che nell'arco delle due gare abbiamo avuto ottime risposte, sia tecniche che soprattutto agonistiche, perché quel primo tempo a Varna dava molte preoccupazioni, ma poi è venuto fuori un gran carattere, è venuto fuori soprattutto un lavoro che c'è, che è ancora da perfezionare, però già sta dando dei risultati, c'è un gioco, ci sono anche delle qualità individuali, perché oggi abbiamo visto sia Fabbo che Manojlović comportarsi molto bene, sono delle giovani, giovanissime prospettive ancora per noi, quindi direi che il cammino è buono, ovviamente il livello cresce e avremo avversari nelle prossime competizioni di un valore ancora più alto e daremo il massimo. E poi fondamentalmente questo gruppo, fatte salve un paio di giocatrici, è un gruppo molto giovane che di fatto è composto da un'ossatura che ha partecipato anche ai recenti mondiali Under 20, questo è anche un segnale, no, di quanto si stia lavorando anche in prospettiva.
quello che c'è dietro a questo lavoro, infatti permette di vedere ragazze come Meneghini, come Gislimberti oggi stare in campo come delle veterane, quindi direi di sì, dietro c'è un lavoro abbastanza continuo per la ricerca appunto di talenti che provengono dalle nostre società, dai club, e che di anno in anno si propongono e possono emergere e quindi contribuire a quello che è lo sviluppo di questa nazionale.